Benvenuti in diretta, siamo come sempre insieme per questo sabato pomeriggio, 2 ore per parlare di arte. Oggi una puntata dedicata ai colori, The Colors, quindi vedremo tantissime opere dove i protagonisti assoluti, oltre alla bellezza dell'opera stessa, sono i colori. Vedremo varie tipologie di sfumature di colore. Iniziamo subito, mi raccomando, dalle opere alle mie spalle. Vedete già come colpo d'occhio due opere bellissime dove i colori sicuramente sono protagonisti. Due opere dello stesso artista, il Piero Girardi, e due opere differenti sia come caratteristiche estetiche sia come colori. Guardate che meraviglia. Allora, iniziamo subito dalla 6, così andiamo proprio da quella che avete visto anche nella copertina iniziale, un'opera che ha avuto tante richieste, un'opera che ha suscitato molto interesse tra voi che ci seguite. Ulivo e Aranci. Siamo negli anni 2000, le dimensioni sono 50x50, la tecnica è poliuretano espanso, autentica dell'artista su foto. Allora, qui, se parliamo di colori, sicuramente abbiamo dei colori molto caldi, dei colori che sono accoglienti e le arance che danno proprio la sensazione di essere le arance vere, con le caratteristiche della buccia dell'arancia, no? Che è molto porosa, leggermente lucida. Guardate veramente la bellezza di questi dettagli. Le opere di Girardi in questo momento, come nelle precedenti trasmissioni, sono sempre andate veramente molto bene, perché comunque abbiamo, come galleria, abbiamo fatto la scelta di selezionare delle opere che siano, diciamo, piene di elementi, ricche, di particolari, che quindi, ecco, vi possano veramente piacere perché sono realmente molto, molto belle o perché hanno una data particolarmente, diciamo, indietro nel tempo e quindi hanno una valenza storica che può essere che può essere importante. In questo caso abbiamo sicuramente un'opera bella, un'opera ricca di dettagli, di particolari, un'opera che veramente vi ha carpito perché abbiamo ricevuto tantissime chiamate per questa meraviglia e quindi abbiamo deciso anche oggi di riproporvele perché giustamente, vedendo così tanto interesse, crediamo che ecco, ci sia sicuramente qualcuno a casa che voglia provare a vederla con i propri occhi per capirne se veramente diciamo, l'effetto che voi vedete televisivamente poi in realtà vi dà ancora maggior piacere perché è davvero particolarmente bella. State guardando nel dettaglio un po' le caratteristiche di quest'opera. Adesso magari facciamo una prima carrellata un po' veloce, così vi faccio vedere tutto quello che oggi abbiamo a disposizione in questa diretta e poi andremo e ritorneremo sulle singole opere per andare un po' più nel dettaglio, in base anche alle richieste che arriveranno, alle telefonate, ai vostri messaggi WhatsApp, che vi ricordo di fare assolutamente già da subito, iniziate già da subito a chiamare perché potete già vedere di primo impatto le prime opere, quindi già sapete da quali iniziare a chiedere. Allora, passiamo adesso alla numero 7, sempre un'altra bellissima opera di Girardi, Spiaggia con fico d'India. Qui abbiamo sicuramente dei colori ancora più accesi, quindi dei colori fluo, molto dinamica, moderna, contemporanea quest'opera. Sicuramente in una casa, in un appartamento attuale, moderno, ci sta davvero molto molto bene. Un'altra opera sempre ricca di dettagli, anche qui vedete tutti questi sassi, il fico d'India centrale. I colori utilizzati sono particolarmente e proprio accesi, quindi vivaci, forti, molto molto forti. Spiaggia con fico d'India, qui siamo sempre negli anni 2000, 50x50 sono le dimensioni e la tecnica è poliuretano espanso, autentica dell'artista su foto. Anche questa è un'altra opera che ha avuto molte, molte richieste.
Sicuramente un'opera davvero gioiosa, un'opera allegra che ecco, ci dà la sensazione proprio di positività, no? Vedere questi colori così gioiosi, davvero bella. E anche qui, ripeto, molti dettagli, sono lavori davvero particolarmente elaborati. Noi vi ricordiamo l'importanza di andare a chiedere oggi queste opere, perché noi siamo ancora nella fase in cui questo artista, diciamo, non ha terminato la sua crescita, quindi sta andando avanti, i prezzi delle sue opere stanno man mano crescendo. Quello che mi sento di potervi consigliare è che se vi interessano, cercate di bloccarli ora, cercate di andarli a vedere adesso piuttosto che aspettare che arrivino a cifre più elevate, perché comunque questo è il percorso che questo artista sta facendo e continua a fare. Quindi mi raccomando, chiamate o per la 7 o per la numero 6 se vi interessano le opere di Piero Girardi con cui abbiamo iniziato questa trasmissione dedicata alle opere colorate. E adesso andiamo avanti. Andiamo avanti con la prossima opera e andiamo a vedere la numero 5. Qui troviamo sì un colore, perché comunque il nero e l'oro sono due colori e rimane un'opera molto elegante, quindi qui abbiamo sicuramente caratteristiche ben diverse da quelle che abbiamo visto fino adesso. Qui abbiamo visto, diciamo, elementi colorati, elementi gioiosi. Qui noi vediamo proprio la raffinatezza, l'eleganza. È veramente un'opera meravigliosa, moderna, e poi ha il fascino come opera di trasmettere questo, diciamo, questo inganno che ci fa l'artista all'occhio attraverso questo cubo in movimento che nasce da questa arte, dall'optical art, perché l'abbiamo sempre detto altre volte, no? Che l'arte deve o emozionare il cuore oppure ci deve colpire visivamente. In questo caso sicuramente ci colpisce visivamente. Qui abbiamo Victor Vasarely. Siamo nel 1975, le dimensioni 103x103, acrilico su tela, certificato di archiviazione su foto a cura di Pier Vasarely. Allora, questo è un progetto, è lo schema iniziale con cui Vasarely poi va a creare i suoi lavori, no? Che siamo, diciamo, che abbiamo visto, quindi molto colorati, molto dinamici. E qui vediamo proprio uno scheletro a nudo, un progetto a nudo, un progetto che sembra realizzato a computer, invece è assolutamente realizzato manualmente in modo davvero impeccabile, meraviglioso, donandoci ecco, questa sensazione di questo cubo che cambia forma, si muove e diciamo, diventa tridimensionale. Guardate proprio la precisione. E qui veramente è un'opera per intenditori. Questa è un'opera per un pubblico che sicuramente sa apprezzare questo tipo di lavoro, perché, ripeto, parliamo di un progetto di partenza, quindi uno scheletro su cui lui va poi a sviluppare altre tipologie di lavori. Io ve lo lascio immaginare nella vostra parete, non so, in un appartamento molto elegante, in un appartamento moderno, in un loft, in un ufficio importante. Immaginatevelo perché è davvero meraviglioso. Ecco, è l'eleganza e la raffinatezza appese ad una parete. Ve la faccio un attimino, lo andiamo a vedere bene, grazie alle immagini di Stefano. E mi raccomando, se vi interessa l'opera che stiamo vedendo è alla numero 5, chiamate il nostro centralino o mandate un messaggio WhatsApp e chiedete le informazioni. Sono veramente meravigliose quelle opere che vi sto facendo vedere. Vi ricordo l'importanza di chiedere, di poterle vedere con i vostri occhi, perché vi dà la possibilità così di decidere se vi piacciono davvero, se sono le opere che vi interessano, che vorreste avere nella vostra collezione.
E quindi perché non provare a chiedere di confermarle in modo che vi vengano portate? Se vi interessano davvero, fatelo, non aspettate, non dubitate, non rimandate oltre. Perché insomma ci sono opere, poi adesso andremo a vedere anche altre cose molto interessanti in questa trasmissione, insomma, non ci fermiamo qui, ci sono altre due pareti da affrontare, da conoscere, in modo che avrete una vasta scelta di opere oggi da poter, diciamo, sia vedere che confermare. Allora, passiamo alla parete successiva. Passiamo alla parete successiva. Vi dico anche che c'era anche un'opera, la numero 4, che però abbiamo tolto per correttezza perché ci è stata confermata prima dell'inizio della diretta, per cui abbiamo deciso di non metterla proprio. E allora andiamo avanti e andiamo a vedere la seconda parete, che cosa ci offre, che artisti ci sono. Ecco qua, facciamo una panoramica di tutti e due. Bene, così vediamo già a colpo d'occhio una parete molto colorata. Vediamo due artisti importanti, due artisti che sicuramente sono maestri nel colore, perché vediamo dal numero 2 vediamo Dorazio e qui vediamo Perilli. Due artisti meravigliosi, due opere davvero molto belle che adesso andiamo a vedere nel dettaglio, partendo dalla numero 3. Achille Perilli con Il giorno della scimmia. Qui siamo nel 2014, dimensioni 100x81, tecnica mista su tela. L'opera è pubblicata sul secondo volume del catalogo generale dei dipinti e delle sculture a cura di Giuseppe Appella. Adesso vi faccio anche vedere la pubblicazione. Vado a prendere il catalogo. Eccoci qua. E dentro trovate la pubblicazione in basso. Rimettiamo a posto. Beh, di certo parlando di colore, qui abbiamo insomma tanto materiale su cui ragionare. Abbiamo tanto materiale perché Perilli è un maestro del colore, in questo caso vediamo una pittura geometrica e vediamo dei colori che sono veramente ognuno diverso dall'altro, hanno delle scale di colore, delle sfumature che si differenziano tutte, non ce n'è uno identico all'altro. È davvero una cosa molto particolare. Vediamo qui in basso la firma dell'artista. Chi fosse interessato all'opera numero 3 può chiamare il nostro centralino, può chiedere informazioni e, importante, c'è naturalmente sempre la possibilità, che vale per tutte le opere che andiamo a vedere, il pagamento dilazionato in 6 mensilità ad interessi zero. E questa è una formula che è aperta a chiunque ne volesse usufruire. Quindi mi raccomando, non aspettate, se le opere vi interessano, chiamate e chiedete che vi vengano portate. Noi abbiamo il nostro Riccardo che è a disposizione per portarvi le opere, quindi non vi preoccupate, possiamo arrivare in ogni punto d'Italia, raggiungibile quantomeno. Stiamo vedendo veramente questa opera molto molto bella. Per chi ama la pittura geometrica, moderna, colorata, dinamica, sicuramente Perilli è un artista da avere in collezione. Poi, ripeto, anche una cosa che ho detto altre volte, delle opere che appese nella parete nera perdono molto. Non so, vuoi o non vuoi, il nero un po' ci
ci chiude, no? Quindi voi invece queste opere ve le dovete immaginare in una parete sicuramente più chiara, una parete luminosa che dà la possibilità a questi colori di venire fuori come una bomba proprio, perché è così che succede, c'è un'esplosione di colori quando si dà un fondo più chiaro, la parte diciamo colorata prende forza. Mi raccomando. Scrivete, mandate messaggi perché c'è Riccardo che vi risponde subito come sta facendo. Allora, andiamo a vedere la numero 2, andiamo a vedere Piero Dorazio. Allora, qui siamo nel 2002, le dimensioni sono 70x50 e la tecnica è olio su tela. Quest'opera è regolarmente registrata presso l'archivio Piero Dorazio di Milano e l'opera con autentica dell'artista su foto con timbro Studio Piero Dorazio di Todi. Quindi abbiamo due archivi. È una tela molto, molto elegante e anche molto particolare perché non è una tela classica, ma è un po'. Un panno, diciamo, rimane molto più raffinato come lavoro, perché c'è questa parte. Se riusciamo a vederlo, se Stefano si mette di lato e vi fa vedere la differenza che c'è tra la parte frontale che è dipinta di questo grigio perla e il bordo della tela che rimane più grezzo. Riuscite a vedere praticamente il dettaglio lo stacco che c'è, quindi la differenza. È andata a vedere anche il tipo di tela che l'artista ha utilizzato. È davvero molto, ecco, lo vedete benissimo adesso. C'è proprio questo grigio perla che va a dipingere la tela e fa da sfondo rendendola molto elegante, molto raffinata. E poi sopra andiamo a vedere queste meravigliose sovrapposizioni di colore che l'artista ha creato in modo assolutamente e tecnicamente molto molto elevato, perché voi vedete ci sono più di 20, 23 o 24 colori, adesso non sono precisa nel dire il numero di colori che ci sono sopra questa tela, ma la cosa particolare è vedere la sovrapposizione, cioè una sovrapposizione perfetta, dove il colore sotto non intacca l'altro sopra e viceversa. E quindi direi che è un'opera veramente molto bella, un'opera che merita di essere vista. Da casa, la dovete vedere voi con i vostri occhi, non vi dovete soffermare all'impatto televisivo, ma avete bisogno di vederla, ne avete bisogno. Se vi piace, se volete, se siete interessati a questa meravigliosa tela di Dorazio, io vi invito a richiedere informazioni al nostro centralino e a chiedere che abbiate la possibilità di vederla. Confermate queste opere che sono davvero molto belle. Questa parete, insomma, vi ho fatto vedere due artisti che secondo me dovete assolutamente oggi richiedere, perché ecco, le opere sono davvero belle, oltre ai prezzi che noi abbiamo, che sicuramente per alcune opere sono prezzi assolutamente interessanti, noi vi stiamo presentando comunque delle opere molto belle, quindi abbiamo diciamo, l'occasione di poter acquistare con prezzi diciamo interessanti al fatto che vi stiamo presentando opere davvero molto belle di artisti importanti, assolutamente. Allora, adesso andiamo invece a vedere l'ultima delle tre pareti, quindi andiamo a vedere la parete più chiara. Abbiamo fatto una carrellata, avete visto, anche veloce, proprio perché vogliamo che questa diretta sia un pochino dinamica. Dobbiamo essere veloci, vi diamo la possibilità di vedere tutto quello che abbiamo a disposizione, così che voi possiate sin da subito iniziare a contattarci, a scriverci, a chiamare per fermare le opere che vi interessano. Allora, qui abbiamo un'altra parete con dei pezzi davvero molto interessanti. Vediamo. Qui, vicino, tre opere che sono tre piccoli gioielli, tre bomboniere, tre chicche che vi ho definito già altre volte così, sono tre pezzi imperdibili. Gli artisti sono assolutamente interessanti e le opere, io le definisco chicche, le definisco bomboniere, sono dei pezzi che secondo me dovreste avere in collezione. Allora, iniziamo subito dalla numero 8.
dalla numero 8, dove riconosciamo subito a colpo d'occhio il nostro Salvo, che quindi ci fa fare un viaggio meraviglioso attraverso i suoi dipinti, con i colori, le luci che vanno a valorizzare, diciamo, i paesaggi che lui ci descrive. Guardate che meraviglia questo piccolo ma bellissimo dipinto, davvero bellissimo. Allora, qui Alberobello. Siamo nel 1996. Le dimensioni sono 25 per 20, olio su cartone telato. Opera regolarmente registrata presso l'archivio Salvo di Torino. Io vi consiglio di non perderlo perché, allora, probabilmente è l'ultimo dei pezzi che si possono avere a questi prezzi qua, perché poi diventa anche difficile poter acquistare e poter rivendere a un prezzo, diciamo, contenuto, perché voi sapete che Salvo è esploso e quindi le sue opere hanno prezzi molto più alti. Io vi consiglio veramente di non perdere quest'artista, non perdere quest'opera, perché poi diventa una cosa impossibile potervi, diciamo, aiutare nel trovare dei pezzi con un prezzo, diciamo, quantomeno contenuto. Qui, siete veramente ancora in una fascia di prezzo ancora fattibile, quindi fidatevi, provate a chiedere al nostro centralino, provate ad informarvi e poi naturalmente valutate voi se avete la possibilità di diciamo portarvi in collezione questo pezzo, però non titubate, non abbiate paura di chiamare e di chiedere, perché è importante. Guardate che meraviglia, ha proprio un fascino particolare, come tutte le opere di Salvo, no? Che ci fanno fare veramente dei viaggi meravigliosi tra i vari panorami che lui ama dipingere. Questo è veramente bellissimo, paesaggi, insomma, Alberobello qui ci dà proprio la sensazione della serenità, della tranquillità, di un momento proprio di relax, no? Tipico di queste zone. Bello, niente, non c'è altro da aggiungere a parte, ecco, io vi invito a chiamare perché è importante, informatevi, chiedete il prezzo e se vi interessa sia il prezzo che l'artista, confermatelo. Confermatelo e Riccardo ve lo porterà in visione. Passiamo all'opera successiva, alla numero 9, dove vediamo un'altra chicca meravigliosa da non perdere, Enrico Bai con doppio profilo. Qui siamo nel 1981. Dimensioni 24,5 per 18,5. La tecnica è acrilico e collage su tavola. Opera naturalmente archiviata. Qui abbiamo il tipico lavoro di Bai con i tessuti, le sovrapposizioni, i dettagli, no? Meravigliosi. Andiamo a vederlo proprio nel dettaglio, è qualcosa di davvero davvero molto bello. Qui vediamo la firma. Io vi consiglio anche quest'opera, vi consiglio di chiamare se siete interessati, perché anche qui avete un pezzo da portare in collezione imperdibile, davvero molto bello, un artista importante, un'opera molto molto interessante, piccolina, ma come quelle che vi sto facendo vedere, davvero importanti, ecco. Meravigliosa, non vi perdete queste opere, chiamate, non abbiate paura di chiedere il prezzo perché poi nel caso in cui il prezzo corrisponda a quello che voi pensate di poter investire su un'opera, vi consiglio di non aspettare, di bloccarle subito. Anche perché diciamo confermandole, bloccandole, non avete nessun obbligo nei nostri confronti, non avete obblighi di acquisto, avete solamente la priorità di poterle vedere e quindi la serenità di poter scegliere senza nessuna pressione se acquistarle o meno. Quindi, insomma, non è che vi vincolate, anzi, vi fate solamente un regalo. Andiamo a vedere la prossima. E qui vediamo una bellissima, lasciatemelo dire, piccola Afrodite di Luca Pignatelli. L'Afrodite è un'immagine iconica di questo artista,
Un'immagine che insomma rappresenta il fascino, il mistero, la storia, la bellezza, ha qualcosa di, no? Di immenso quest'opera, anche questa piccolina ma di grande bellezza, davvero di grande bellezza, e, anche per il telone, insomma, che c'è sotto il telone ferroviario, opera veramente molto bella. Se c'è qualcuno a casa che è appassionato di Pignatelli, qualcuno a casa che vorrebbe avere un'immagine di Afrodite, vi invito a chiamare perché qui c'è proprio il fascino, la bellezza di questo artista. Quest'opera è del 2001 e le dimensioni sono 43x31. Come vi ho detto prima, la tecnica è olio su telone ferroviario, naturalmente autentica, dell'artista su foto. E qui non vi resta che ammirarla perché è comunque veramente molto bella. Poi comunque, ecco, immaginate che questa è piccolina, voi immaginate una cosa così di dimensioni più grandi, perché no? Però naturalmente il prezzo sarebbe amplificato. In questo caso avete la possibilità di avere un'opera bellissima di Pignatelli con delle dimensioni piccoline, perché le dimensioni parliamo di 43x31, e insomma vi portate la bellezza e il fascino di questa Afrodite a casa. Guardate che è veramente molto molto bella. Chiamate se siete interessate. Vi ricordo sempre la modalità di pagamento che potete richiedere, che è la dilazione in 6 mesi a interessi zero per tutte le opere. Adesso invece ci spostiamo e andiamo a vedere l'ultima delle opere che vi presento. E qui, parlando di colori, possiamo restare anche in silenzio per qualche minuto, perché abbiamo veramente l'abbondanza del colore, abbiamo un colore che si esprime con tutta la forza. Qui abbiamo un artista, noi vi abbiamo detto anche l'ultima volta che in ogni trasmissione noi avremo sempre presente una delle sue opere, quindi stiamo parlando di Stefano Calisti, che è un artista marchigiano, un artista diciamo molto conosciuto e apprezzato all'estero, molto conosciuto e apprezzato nella nostra regione Marche, ma poco conosciuto ancora in tutto il resto d'Italia. E quindi noi nel nostro piccolo, in maniera molto, diciamo, umile, facendo un passettino, diciamo, alla volta, vogliamo provare a farvi conoscere questo grandissimo artista, perché è davvero un artista che racconta il nostro territorio, la nostra regione Marche, attraverso i suoi occhi. Quindi lui ce la racconta attraverso i colori, la dinamicità, la positività, la gioia. Qui vediamo i Sibillini, vediamo la città di Macerata e queste colline. È davvero, ecco, io credo che un'opera così a casa non possa che far bene, cioè un'opera che ti porta proprio la positività in casa, l'allegria. Uno è arrabbiato, è triste, guarda quest'opera e dice: oh, che bello! Cioè, perché è veramente meraviglioso. Guardate anche la tecnica, perché oltre al colore bisogna guardare la tecnica. Qui c'è veramente tanta tecnica, tanta professionalità, tanta bravura nel creare, nel trasmettere anche quello che l'artista, no, vuole farci arrivare. Quindi anche qui, se siete interessati e vi piace, perché veramente è oggettivamente molto bello, molto colorato, se vi piace, chiamate il nostro centralino per sapere qual è il costo per questo artista. Intanto così voi iniziate piano piano a conoscerlo e iniziate a vedere le sue opere. E poi man mano ne metteremo di diverse, naturalmente. Al momento vi presentiamo questa che vediamo qui davanti, che è del 2022. Le dimensioni sono 50x100. Ed è un olio su tela, autentica dell'artista su foto. Qui vedete la firma. Restiamo qualche minuto su quest'opera, andando un pochino a goderci quelli che sono i dettagli. Quindi andiamola a vedere proprio bene bene con calma.
Adesso lo state proprio vedendo, diciamo, con immagine piena e penso che l'effetto che vi arriva a casa sia lo stesso che vediamo noi, quindi sicuramente molto molto bello, molto piacevole. Vi ripeto, l'artista è Stefano Calisti, se vi interessa, se volete informazioni anche sul prezzo, chiamate il nostro centralino. Adesso noi ci spostiamo e torniamo nella nostra parete iniziale, quella con cui abbiamo aperto questa, quella con cui abbiamo aperto questa diretta. Quindi torniamo qui dove abbiamo due artisti e tre opere. Quindi vediamo, partiamo con il nostro Piero Gilardi, con due opere, la numero 6 e la numero 7, due opere diciamo con caratteristiche diverse tra loro. C'è sicuramente qualcosa che le unisce, che è la quantità di elementi. È il fatto che lui rappresenta in entrambe degli elementi naturali, degli elementi della natura, che quindi lui va molto a valorizzare quella che no, sono le caratteristiche proprio della nostra, della terra, dell'Italia. In questo caso abbiamo una Sicilia, ma anche qui è fortemente Sicilia, perché abbiamo proprio degli elementi che riportano a questa terra. Partiamo nel dettaglio, ripartiamo nel dettaglio dalla numero 6, che già ha avuto richieste perché come noi abbiamo iniziato, abbiamo aperto la trasmissione, abbiamo già subito iniziato ad avere richieste, io ho sempre informazioni in diretta dal nostro centralino, quindi un po' tutte le opere hanno subito avuto, diciamo, un riscontro, ma come sempre Girardi ha un fascino particolare, quindi però vi posso capire perché è sicuramente davvero molto bella. Ulivo e aranci. Anni 2000, dimensioni 50x50, poliuretano espanso, autentica dell'artista su foto. Allora, qui ci possiamo perdere negli elementi, ci possiamo perdere nei colori e nei dettagli. Quest'artista è davvero molto bravo nel rappresentare realmente o nel modo più realmente possibile ogni singolo elemento. Perché se noi andiamo a guardare il tronco o le olive stesse, le foglie o le arance, ognuno di questi elementi ci ricorda alla perfezione come sono nella realtà. Quindi davvero qualcosa di meraviglioso. Quindi chi lo avrà sicuramente si porterà a casa una bellissima scultura che racconta di una parte del nostro territorio italiano che davvero è la tradizione, l'agricoltura, la terra, i profumi, i sapori. E qui poi c'è anche questo simbolo che comunque l'olivo e le arance hanno questo significato di prosperità, di abbondanza, quindi anche un'opera di buon auspicio, veramente molto bella. Mi raccomando, chiamate. E se interessati, provate a confermarla perché dovete avere la possibilità di vederla con i vostri occhi. Dovete assolutamente vederla con i vostri occhi. Adesso vi lascio un po' con l'opera da soli, vi lascio un po' da soli con l'opera, nel frattempo vi faccio godere di queste immagini nel dettaglio perché avete la possibilità proprio di guardarle con attenzione ecco, dalle sfumature ai colori, a come è lavorato il tronco dell'olivo. Guardate la bellezza di quest'opera. Mi raccomando, chiedeteci informazioni.
E adesso sì, su richiesta facciamo un'inquadratura dove si vedono entrambe le opere. Abbiamo una richiesta in diretta, quindi facciamo vedere da subito. Ecco qua, qui vedete entrambe le opere. Allora, adesso avete avuto questa inquadratura doppia perché naturalmente ci sono delle richieste, noi cerchiamo sempre di accontentare chi ci chiama per valutare un po' le opere. Dato che abbiamo allargato l'inquadratura, andiamo a parlare anche della numero 7. Spiaggia con fico d'India, anni 2000, dimensioni 50x50, poliuretano espanso. Autentica dell'artista su foto. Allora, qui sicuramente vediamo un'opera con dei colori molto più forti, molto dinamici, dei colori moderni, quindi è un'opera sicuramente anche più adatta ad un luogo più moderno, quindi più contemporaneo. Un'opera che valorizza molto sempre la Sicilia con degli elementi che sono caratteristici, quindi parliamo della spiaggia, parliamo del fico d'India, tutti gli elementi che fanno parte del mare, i sassi bianchi che sono bellissimi, che hanno questo carattere molto, diciamo, elegante, con questa luce che gli viene data con queste polveri, che sono luminescenti, davvero molto molto bella. Anche qui, grazie a Stefano, adesso ce la guardiamo un po' più nel dettaglio come abbiamo fatto per l'altra prima e vi diamo naturalmente il tempo di continuare come state facendo e vi ringrazio per questo, a chiamare il nostro centralino.
Allora, andiamo avanti perché ricominciando di nuovo, diciamo, dalla parete iniziale, hanno ricominciato comunque altre richieste, altre chiamate. Quindi adesso, dopo aver rivisto Girardi, perché vi prometto, ci sono già delle persone a casa che stanno un po' facendo delle valutazioni se delle offerte, quindi noi stiamo aspettando di essere anche ricontattati eventualmente da questi clienti per capire. E andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo a rivedere la numero 5, dove vediamo un bellissimo e anche molto grande Victor Vasarely. Qui siamo nel 1975. Le dimensioni sono 103x103, acrilico su tela. Certificato di archiviazione su foto a cura di Pier Vasarely. Direi sicuramente un'opera davvero di altissima classe, altissimo livello, un'opera che si rivolge ad un pubblico di appassionati e di intenditori, un pubblico che insomma sa quanto vale quest'opera e quanto insomma vale avere un'opera così in collezione. È qualcosa di particolarmente raffinato. Questo cubo che si muove come se fosse un gioco tridimensionale dovuto a questo effetto ottico è qualcosa di magico, perché l'arte riesce a creare anche questo, no? Riesce a creare questo movimento, la tridimensionalità, riesce a stupirci attraverso l'inganno dell'occhio, dovuto a questa meravigliosa arte che veramente ci lascia, a volte diciamo ci stupisce, no? Sempre, ogni volta, ogni volta. E qui siamo davanti a un progetto, il progetto con cui Vasarely poi si sviluppava altre idee, altri progetti, altri lavori per chi li commissionava, quindi molto colorati. Qui siamo senza colori, diciamo, forti, abbiamo questo fondo nero che lo rende elegantissimo e questa creazione perfetta che sembra addirittura realizzata a computer, realizzata con dell'oro, che rende il tutto molto elegante. Quindi voi adesso naturalmente vi dovete immaginare questa bellissima opera nella parete dove pensate di posizionarlo, perché è veramente wow, davvero wow. È sicuramente un'opera che prevede un investimento importante, però diciamo che chi chiama ne è ben consapevole di chiamare per un'opera che sicuramente, ecco, ha un costo un pochino più alto, ma davvero molto molto bella. È un'opera che si lascia ammirare con piacere, perché ogni volta che la guardo, nonostante che è più volte che ho diciamo, la possibilità di ammirarla da vicino, ogni volta c'è sempre qualcosa che noto che magari la volta prima non avevo notato. Quindi è davvero molto, molto interessante quest'opera di Vasarely, che vi ricordo essere del 1975. Anche qui abbiamo avuto delle richieste, naturalmente essendo opere un po' più di nicchia, e naturalmente è vero che possono sicuramente piacere al pubblico vasto, ma poi dobbiamo anche essere concreti e dire se ognuno ha la possibilità di poter, diciamo, fare un acquisto di questo tipo, magari allora ci si rivolge al pubblico più ristretto, che è davvero, ecco, che è appassionato, che magari ha la possibilità di fare questo tipo di investimenti. Ma l'arte ha di bello che l'arte è per tutti, per tutte le persone, per tutti gli amatori, per tutti gli appassionati, e quindi non mi stupirei nemmeno del fatto che possa essere acquistata magari da qualcuno che invece esce, diciamo così, senza, ecco, senza essere un pubblico di nicchia, chiamiamolo così, perché va bene per tutti. Ve la lascio ammirare qualche minuto e poi proseguiamo e andiamo avanti con la parete successiva.
Bene, dopo aver ammirato anche quest'opera di Vasarely, andiamo nell'altra parete, andiamo velocemente a rivedere anche le opere che abbiamo visto prima, perché abbiamo visto Periglia, abbiamo visto Dorazio e le andiamo a rivedere queste due opere coloratissime. Quindi rivediamo insieme la numero 3, con Achille Periglia abbiamo il giorno della scimmia che è del 2014, le dimensioni sono 100x81. Tecnica mista su tela, opera pubblicata sul secondo volume del catalogo generale dei dipinti e delle sculture a cura di Giuseppe Appella. Un'opera sicuramente coloratissima, una pittura geometrica dove i colori sono differenti l'uno dall'altro. Ci sono, se uno lo va a guardare proprio bene bene nei particolari, nessun diciamo, tonalità di colore è uguale all'altra, quindi sono tutte sfumature diverse, il rosso ha tutte gradazioni diverse, tutto il blu ha gradazioni diverse. È davvero interessante come tipologia di lavoro. Se vi piace, se vi interessa, chiamate il nostro centralino, chiedeteci di confermarla per poterla vedere. Achille Perilli, davvero molto bella, sicuramente per chi ama la pittura, diciamo, moderna, geometrica, dinamica, molto colorata. Le opere di Perilli possono essere opere molto, molto interessanti. Qui anche il prezzo è interessante, quindi chiamate se siete curiosi perché, il prezzo su quest'artista è davvero molto, molto interessante. Andiamo a vedere invece la numero 2. Ritorniamo su Dorazio, Piero Dorazio, che anche oggi ha avuto richieste, ha avuto interesse da parte vostra, ma naturale perché è davvero molto bella. E vi faccio rivedere la stessa cosa che ho fatto vedere prima, perché non so se magari vi siete collegati dopo, quindi non avete visto questo particolare. Vi voglio far vedere la tela su cui Dorazio ha dipinto questa bellissima tela. Guardate lo stacco che c'è, così vi rendete conto che non è una semplice tela bianca, ma è una tela di juta, quindi una tela grezza, su cui lui ha dipinto questo meraviglioso grigio perla, che rende l'opera totalmente elegante, raffinata, diciamo un grigio che dà proprio uno stacco, no? E quindi va a fare da fondo poi a tutta questa sovrapposizione di colori. Vedete, lo vedete qui proprio, lo notate benissimo, in modo che vi rendete conto che la tela utilizzata, ecco, è una tela di juta. Guardate che bella. E qui andiamo a vedere il lavoro delle sovrapposizioni con i tanti colori, una tecnica poi davvero impeccabile, dove nessun colore intacca l'altro. Ci sono più di 23-24 gradazioni di colore, bellissimo proprio. Del 2002, le dimensioni sono 70x50, olio su tela. Quest'opera è regolarmente registrata presso l'archivio Piero Dorazio di Milano e l'opera con autentica dell'artista su foto con timbro Studio Piero Dorazio di Todi. Quindi abbiamo due archivi. Importante perché comunque la doppia archiviazione ha un valore aggiunto. Allora, anche qui vi do la possibilità di soffermarvi voi qualche minuto sulla lavorazione, sulla tecnica, sulla sovrapposizione, su questo bellissimo dipinto di Dorazio. Se siete interessati, chiamate. Adesso Stefano vi fa vedere un po' più da vicino, cercando di zoomare, quelle che sono le tecniche, quale che è la tecnica utilizzata. Vi ricordo nel frattempo che avete la possibilità di pagare le opere richiedendo il dilazionamento in 6 mensilità a interessi zero.
Bene, adesso ritorniamo su quella che è la parete, diciamo, chiara, la parete beige, dove abbiamo tantissime, tante opere, ben quattro ne presentiamo. Tre sono delle chicche secondo me imperdibili, davvero belle, di artisti importanti, e una è una novità che noi vi abbiamo presentato e vi continueremo a presentare, perché siamo davvero anche felici di avere questa artista all'interno della nostra galleria. Iniziamo a vedere nel dettaglio la numero 8, che vediamo qui vicino a me, una piccola bomboniera, un gioiello che ci ho, che, insomma, che è realizzato da Salvo, un'opera stupenda che ci fa fare un viaggio ad Alberobello. Come tutte le opere di Salvo, no? Che ci danno la possibilità di vedere questi paesaggi che lui dipinge in maniera davvero impeccabile, utilizzando questa luce che è come se ci trasportasse lì, e qui ci dà proprio quella sensazione di tranquillità, di serenità, di silenzio, no? Che sono un po', e anche i colori sono tipici di questa zona. Alberobello, 1996, dimensioni 25x20. Olio su cartone telato, opera regolarmente re registrata presso l'archivio Salvo di Torino. Allora, io qui vi ho detto anche prima, non vi perdete quest'opera, perché questo è un pezzo che noi riusciamo a proporvi ancora ad un prezzo, diciamo, fattibile, accessibile. Poi dopo diventa anche difficile riuscirle a trovare e mantenerci su queste fasce di prezzo, perché tanto lo sapete anche voi, l'artista ha avuto una grande crescita, quindi anche i prezzi sono aumentati parecchio. Per cui chi volesse, chi vuole avere un'opera bella, piccolina, un gioiello, una chicca di Salvo nella propria collezione, non deve assolutamente titubare. Dovete chiamare, chiedere informazioni, sapere il prezzo. Se vi piace il prezzo, se ci siamo e siamo più o meno nel budget che pensavate di investire e di spendere per un artista come Salvo, quindi parliamo di un artista internazionale che veramente sta avendo un grande successo, allora è il vostro. È il vostro assolutamente, lo confermate e ve lo portiamo, in modo che avete la possibilità di scegliere poi anche con calma se acquistarlo. Però adesso godetevelo un po'. Allora, vi ripeto un attimo i dati di quest'opera, Alberobello, 1996, dimensioni 25x20, olio su cartone telato, opera regolarmente registrata presso l'archivio Salvo di Torino. Mi raccomando, se siete interessati, non perdetevela quest'opera, perché vi ripeto,
Il prezzo al momento è davvero molto interessante e il mio invito è quello di non aspettare che magari poi dopo, ecco, ci siano ulteriori aumenti. Comunque questa è un'opera che voi potete avere ad un prezzo ancora oggi fattibile, se facciamo un paragone naturalmente con le opere dell'artista stesso che oggi sono davvero diventate abbastanza elevate come costi. Quindi mi raccomando, chi è interessato a Salvo, chiamate subito il nostro centralino. Andiamo avanti e andiamo a vedere l'altra chicca che vi ripresento. Andiamo a rivedere la numero 9, dove vediamo una bellissima e piccolina opera di Enrico Bai con doppio profilo. Qui siamo nel 1981, dimensioni 24,5 x 18,5. La tecnica è acrilico e collage su tavola, naturalmente l'opera è archiviata. Allora, qui vediamo il tipico lavoro di Bai con queste sovrapposizioni di tessuto, di dettagli, di particolari, che se vediamo proprio ci soffermiamo in maniera minuziosa, andiamo a vedere che ci sono proprio delle micro paillettes. Del cordoncino, delle stoffe, veramente particolare. Non ve lo perdete, davvero, questa è un'opera molto bella, è una piccola chicca da non perdere. Chiamate il centralino per Enrico Bai. Vi ricordo un attimo anche i dettagli di quest'opera, doppio profilo, 1981 l'anno. Dimensioni 24,5 x 18,5, la tecnica è acrilico e collage su tavola, opera naturalmente archiviata. Allora, ci spostiamo e andiamo a
rivedere anche la numero 10, dove vediamo Luca Pignatelli con Piccola Afrodite. Qui siamo nel 2001, le dimensioni sono 43x31, oleo sottalone ferroviario. Autentica dell'artista su foto. Provo a farvelo vedere anche da dietro un attimo, se ci riesco, perché naturalmente quest'opera va vista anche nella parte dietro. Ecco qua, vedete? C'è proprio l'anno, la firma di Luca Pignatelli e il titolo dell'opera. Lo riposizioniamo. Ok, sperando di averlo messo bene. Dunque, qui come vi ho detto anche prima, siamo davanti ad un'opera che secondo me non dovete perdere, una bellissima Afrodite di Pignatelli, piccola nelle dimensioni, ma grande nel fascino e nella bellezza. Afrodite ha questo mistero, questa eleganza davvero unica. E la base su cui diciamo, realizzato il telone ferroviario, insomma, non perdetevela, quantomeno, cioè, chiedete il prezzo e datevi proprio la possibilità di vederla voi fisicamente. E vi ricordo un importante che ogni volta che voi confermate un'opera non avete in automatico l'obbligo all'acquisto, ma semplicemente vi date la priorità nel vederla e poi naturalmente una volta che ci si incontra, che si va a vedere l'opera, si parla, se siete interessati si apre comunque una trattativa, no? Poi si parla un po' di tutto. Quindi fatelo con tranquillità, se davvero le opere che avete visto vi piacciono, chiamate il nostro centralino e chiedete di confermare. Noi ve le portiamo e avrete la possibilità di vederle con i vostri occhi, però davvero guardate quanto è bella, quanto è elegante questa meravigliosa piccola Afrodite di Luca Pignatelli. Questa risale al 2001 e le dimensioni sono 43x31, la tecnica è olio su telone ferroviario e naturalmente autentica dell'artista su foto. Allora, adesso ci spostiamo e ritorniamo a vedere l'opera di Stefano Calisti che vi abbiamo fatto vedere già prima. Eccola qua, quindi un
Un'opera davvero molto colorata, il colore è una caratteristica che identifica molto questo artista perché diciamo, si esprime attraverso l'utilizzo di questi colori molto forti, molto diciamo, accesi. È un artista marchigiano che noi vi presentiamo e continueremo a presentare perché insomma, vorremmo nel nostro piccolo trasmettervi la bellezza delle sue opere e la sua competenza, la sua bravura, la sua professionalità e sicuramente ve lo consigliamo, diciamo, senza alcun dubbio perché sono opere davvero belle e l'artista ha un'ottima preparazione anche a livello di tecnica. I colori sembrano avere una tridimensionalità. Quindi la bellezza di questa tecnica è proprio il fatto che l'opera sembra quasi viva, sembra proprio come se ecco, questi campi di grano fossero davvero reali. Il giallo che vedete qui è il tipico proprio colore del grano e qui noi rappresenta proprio le colline, no, delle nostre Marche. Qui vedete Macerata, ci sono i Sibillini, ma i colori sono davvero qualcosa di meraviglioso. Qualcosa di meraviglioso. Noi ve lo consigliamo, vi consigliamo di chiamarci per sapere anche il prezzo di quest'artista e immaginate quest'opera a casa vostra. È un'opera che comunque porta davvero gioia, allegria, dinamicità, è un'opera positiva. Sicuramente starebbe bene in qualunque tipologia di casa perché dà un tocco proprio di colore, di forza, il colore proprio dà questa forza di gioia, di entusiasmo, è veramente bello. Secondo me dovete avere la curiosità di sapere e soprattutto la curiosità di chiederci di potervelo far vedere perché credetemi che vederlo da vicino vi stupirà. Vi stupirà perché è davvero molto, molto bello. Vi lascio qualche minuto ad ammirare questo meraviglioso paesaggio delle nostre Marche.
Frattempo che state ammirando questa bellissima tela di Stefano Calisti, vi ripeto, l'anno 2022, le dimensioni sono 50% olio su tela, autentica dell'artista su foto. Allora, io vi invito a chiamare per questo artista perché, allora, anzitutto, naturalmente, il prezzo è davvero un prezzo molto, molto piccolino, ma secondo me dovrebbe costare di più perché è davvero molto bello. Però, naturalmente, noi vogliamo, diciamo, farvi innamorare di questo artista, un artista in cui, diciamo, crediamo fortemente perché è davvero della grande qualità dietro a questi lavori. Se siete interessati e volete avere questa meravigliosa tela a casa vostra, chiamate come perché avete fatto fino adesso, continuate a chiamare, ma confermatela perché davvero è un piccolo regalo, un piccolo investimento che vi fate, ma un regalo grande che vi portate perché sicuramente diciamo avere un'opera così bella e colorata e tecnicamente fatta davvero a un livello molto molto elevato vale la pena. Anche perché davvero l'investimento è piccolissimo, davvero piccolissimo, quindi mi raccomando, chiamate per Stefano Calisti. Adesso noi ritorniamo nella nostra parete iniziale e quindi torniamo a rivedere le due opere di Girardi che anche in questa trasmissione si confermano essere quelle con maggiori richieste. Quindi vi riconfermo quello che vi ho già detto sabato scorso, queste due opere attraggono tantissimo, però io vorrei sentire qualcuno che chiama dando delle conferme, perché assolutamente ci fa un enorme piacere essere chiamati, avere così tante richieste, anche ci arrivano sempre anche dei complimenti che sono assolutamente apprezzati, ma ci farebbe anche piacere sentire che qualcuno conferma queste opere, anche perché ecco, abbiamo cercato comunque di selezionare delle opere di qualità, quindi è stato fatto un po'. Un lavoro ecco, di selezione accurato per andare a cercare quelle che sono delle opere un pochino più di impatto, no? In questo caso ne abbiamo due diverse tra loro, sono tutte e due le stesse dimensioni, quindi 50x50, sempre anni 2000, entrambe sono degli anni 2000, ma sono due tipologie molto diverse tra loro. Qui abbiamo una spiaggia con un fico d'India, con dei colori molto accesi, fluo, moderni, contemporanei, ecco, tutti gli elementi che fanno parte del mare, gli elementi che raccontano proprio il mare e la Sicilia, comunque proprio sono dettagli che la ricordano, i sassi bianchi, luminosi, con questa polvere glitterata sopra, davvero molto, molto bella. Qui anche molti elementi, ricca di elementi, sia piccoli che di medie dimensioni, che di grandi dimensioni. È sicuramente un'opera che magari si rivolge a qualcuno, oltre a qualcuno che è sicuramente appassionato di Girardi e quindi a questo tipo di lavoro, ma a qualcuno che ha proprio, ecco, un appartamento moderno, giovane, che abbia voglia di inserire dentro insomma, la sua casa un pezzo del genere, che sicuramente andrebbe a valorizzare tantissimo l'ambiente, davvero, davvero molto bello. Dall'altra parte invece, alla numero 6, troviamo un'opera sicuramente più tradizionale, più classica nel gusto, nei colori, dei colori più caldi, che comunque ci vanno a ricordare anche qui dei dettagli della tradizione, della terra, le arance, l'ulivo, le olive stesse, ma tutto davvero molto realistico. Qui siamo i dettagli proprio. Se possiamo vedere bene il tronco, nel tronco proprio ci rendiamo conto della lavorazione
molto minuziosa che c'è stata, proprio una tecnica che ci porta proprio ad avere l'impressione che sia reale. Questa è un'opera particolarmente attenta, dico, nel senso della cura, no? Che ha avuto l'artista nel realizzarla, ha avuto proprio l'attenzione di non trascurare nulla, non trascurare nessuna sfumatura, nessun dettaglio. Datevi la possibilità di vederla dal vivo, perché con la calma da casa, quando siete a casa con quest'opera davanti, la potete davvero osservare bene bene in tutti i dettagli, perché noi qui vi diamo modo di andarla a vedere, ma avete sempre, diciamo, il vincolo della teca vista da una telecamera, quindi non è mai una cosa limpida e chiara come potrebbe essere vederla da vicino. E quindi mi raccomando, chiamateci per confermarla, cioè queste opere stanno aspettando una conferma, perché ormai sono arrivate talmente tante richieste dalle settimane precedenti a quella di oggi, veramente, che ormai siamo arrivati al punto di dire veramente fate una conferma, chiedete una conferma che Riccardo vi porterà in visione l'opera, perché dovete assolutamente vederla, perché ecco, hanno veramente tante richieste, tante tante. Vi lascio qualche minuto ad ammirare l'opera. Nel frattempo, se volete, chiamateci. C'è Riccardo che vi risponde sia a telefono che se mandate un messaggio WhatsApp.
Allora, rivediamole insieme, le due opere, le rivediamo insieme un po' a confronto, anche per magari se dico una cosa, ma se tante volte ci fosse qualcuno che magari volesse prenderle entrambe, perché no? Allora magari vi mettete d'accordo con Riccardo, chiamate. Non dico nient'altro, voi chiamate se avete l'interesse di prenderle entrambe, perché no, davvero molto molto belle. Io ve le consiglio perché il prezzo che riusciamo a fare è un prezzo davvero buono, assolutamente buono, e quindi non tiratevi indietro, cioè portatevi a casa queste due meraviglie che hanno avuto veramente tanta, tanta, tanta richiesta, tantissima. Allora, per un po' lasciamo questa parete perché abbiamo avuto una richiesta, quindi ci spostiamo un secondo e ritorniamo sulla parete chiara perché abbiamo un cliente che ci ha chiesto di rivedere Enrico Bai, quindi andiamo un attimo a rivederlo insieme. Eccoci qua, siamo di nuovo nella parete chiara e siamo davanti all'opera che ci è stata richiesta, Enrico Bai. Doppio profilo del 1981, dimensioni 24,5 x 18,5. Acrilico e collage su tavola. Opera naturalmente archiviata. Allora, quindi perché ho fatto la richiesta, andiamo a rivedere un po' quest'opera bene bene da vicino. È un'opera definibile assolutamente una chicca, un gioiello da avere in collezione perché è davvero molto bello e perché è il tipico lavoro di Bai. Queste sovrapposizioni con tessuti, con dettagli che vanno, diciamo, a creare quest'opera davvero molto molto particolare con questo doppio profilo.
Ripetiamo un attimo i dati di quest'opera di Enrico Bai, doppio profilo, 1981, dimensioni 24,5 x 18,5. La tecnica è acrilico e collage su tavola, opera archiviata. Un'opera che naturalmente sta aspettando una conferma perché in questa parete, oltre a quest'opera di Bai, vediamo altre due opere che sono due gioielli, due chicche, quindi sono diciamo tutte da consigliare perché sono davvero molto molto interessanti da avere in collezione. Ripartendo da Salvo, da Enrico Bai, da Luca Pignatelli, sono tre grandi nomi, tre grandi artisti e qui abbiamo tre piccole loro opere. E tre chicche che noi vi consigliamo fortemente, quindi vi invitiamo a chiamare, a contattarci proprio per sapere quali sono i prezzi che facciamo, che chiediamo per queste tre bellissime opere che sono in questa parete chiara. Stanno naturalmente arrivando delle richieste. Però, come sempre, noi attendiamo invece che arrivi qualche conferma per voler vedere proprio dal vivo queste opere, per poi scegliere di acquistarle. Datevi questa possibilità concreta. Vi ricordo che confermarle non vi vincola l'acquisto. E vi ricordo anche che il nostro pubblico, cioè voi che ci state seguendo, siete abituati a confermare dopo. Normalmente, terminata la diretta o dentro la settimana, arrivano sempre le richieste di opere che sono state viste per averle in conferma, per poterle vedere. E a noi fa comunque piacere perché l'importante è che voi alla fine andate a confermare le opere, perché il fatto che ci chiedete di vederle è sicuramente una cosa per noi davvero importante, però ci farebbe anche piacere avere una percentuale di conferme durante la diretta. Qualche volta capita, qualche volta ne abbiamo, ci capita di averle proprio durante la diretta e quindi non posso dire che non succeda mai assolutamente, però la maggior parte delle volte le opere vengono confermate dopo. Adesso io mi devo chiedere, mi chiedo perché, non lo so. Non lo so perché, l'importante però è che arrivano, però io vi invito a non perderle perché queste tre in particolare che stiamo vedendo sono davvero tre gioielli, sono tre chicche e soprattutto i prezzi sono molto interessanti. Questa di Salvo è un'opera che noi, è l'ultima opera che noi riusciamo a vendervi a questo prezzo. Perché poi purtroppo, cioè onestamente parlando, faremo fatica a poterle trovare e a riproporvele a prezzi contenuti. Quindi per chi sa bene il valore di queste opere, per chi sa bene e riconosce la grandezza di Salvo e vuole avere un'opera in collezione di Salvo, io vi consiglio insomma, di prenderla, di confermarla e di chiedere di vederla perché. Ecco, poi comunque per quanto riguarda noi, resterebbe difficile riuscire a proporvere con questi prezzi. Invece adesso noi che l'abbiamo e l'abbiamo acquistata nei tempi in cui adesso in tempi che oggi ci consentono di poterla vendere a questo prezzo, adesso noi vi possiamo fare questa proposta. Quindi se siete interessati, non perdetela questa proposta perché è davvero il prezzo, secondo me, molto molto interessante per un'opera di Salvo. Quando dico interessante, non significa che cioè non costa nulla, significa che è un prezzo proporzionale alla qualità, al lavoro, alla grandezza dell'artista è più basso rispetto a quello che dovrebbe essere, ma non perché noi vogliamo fare i furbi e lo vogliamo vendere a meno, assolutamente. Io sono ben consapevole che un'opera così acquistata adesso dovrebbe costare di più. Però, siccome è stata acquistata in un momento che oggi ci consente di fare questa proposta, allora voi adesso, se avete piacere, avete voglia, avete interesse e avete la possibilità di fare questo piccolo investimento, vi potete portare a casa un'opera di Salvo spendendo meno di quello che è il valore in questo momento per queste opere,
per l'ultimo pezzo, quindi non ve lo perdete, eccolo qua. Andiamo a vedere un attimo Salvo un po' più da vicino e facciamo vedere bene questi colori che sono davvero stupendi, che insomma ci fanno viaggiare, perché sono colori che ci portano lì, ad Alberobello, in quei luoghi dove c'è questa luce, questa serenità, questo silenzio, no? Guardate bene con attenzione, non vi perdete questa meraviglia, questo è un gioiello. Chi ha la possibilità si faccia questo regalo. Veramente, non lo perdete. Allora, vi ripeto i dati di quest'opera di Salvo, Alberobello, anno 1996, dimensioni 25x20, la tecnica è olio su cartone telato, opera regolarmente registrata presso l'archivio Salvo di Torino. Io vi invito fortemente a chiamare, a chiedere il prezzo, perché se siete interessati ad avere un'opera di Salvo, noi adesso siamo in grado di potervi offrire questa chicca, questo gioiello, ancora con un prezzo molto inferiore a quello che è il suo vero valore. Semplicemente perché comunque, come vi ho detto prima, l'acquisto è stato fatto in un momento che adesso ci consente di fare questa proposta, che però da qui in avanti non è più possibile, perché sapete benissimo che il costo è aumentato, il valore è aumentato, per cui ecco, chi volesse approfittare adesso, vuole farsi questo regalo, chi può lo faccia, perché davvero è una bellissima opera di Salvo da non perdere. Andiamo a rivedere un attimo Bai, visto che comunque ci era stato chiesto, ci ripassiamo un attimino e andiamo a rivederlo un po' anche per accontentare le persone che avevano chiesto. Doppio profilo, 1981, dimensioni 24,5 x 18,5. La tecnica è acrilico e collage su tavola. Opera naturalmente archiviata, mi raccomando, chiamate, perché questa è davvero una piccola chicca. Ma a parte che queste tre sono tutte e tre dei pezzi importanti che non vi dovete perdere. Chi è un po' anche chi è appassionato,
Comunque, chi vuole avere un'opera di Bai deve chiamare. Chiamate il centralino, c'è Riccardo che vi risponde. Fatevi questi regali, sono davvero interessanti. Anche cioè, il fatto stesso di vederli è un valore aggiunto. Non vi accontentate di vederli solo televisivamente, perché comunque non c'è la stessa empatia, non c'è la stessa, e poi dovete essere anche un po' più pignoli, no? Nel senso, dovete cercare anche di guardarli bene, le opere che acquistate vanno guardate bene, non si compra a scatola chiusa. Mi raccomando, restiamo un paio di minuti. Vi do anche il tempo di poter chiamare se volete chiedere informazioni su quest'opera. Riccardo è a vostra disposizione. E poi andiamo avanti, andremo a vedere Pignatelli. Ritorniamo a vedere anche la piccola Afrodite di Pignatelli. Eccola qua, ve la faccio rivedere anche per chi è interessato, per chi ha chiesto anche prima informazioni, in modo che ve la rivedete un attimino bene. È piccola, è vero, sicuramente non è un'Afrodite gigante. E se fosse stata gigante l'avremmo già venduta subito. Però il fatto che sia così piccola la rende proprio, ecco, una bomboniera, un gioiellino. Una piccola Afrodite molto molto affascinante del 2001. Le dimensioni sono 43x31 e la tecnica è olio su telone ferroviario, autentica dell'artista su foto. Quindi se siete interessati chiamate anche per la piccola Afrodite di Luca Pignatelli. Potete scrivere, mi raccomando, anche su WhatsApp. Io vi ricordo sempre che le nostre opere possono essere tutte pagate con il metodo dilazionato in 6 mesi a interessi zero e che questo è un metodo che è, diciamo, accessibile a chiunque, è un metodo per tutti, ecco, non c'è un limite. Quindi, se siete interessati, chiamatemi, mi raccomando. Oggi di opere ve ne abbiamo fatte vedere abbastanza. Abbiamo visto insomma, una trasmissione un po' dedicata ai colori e anche in questo caso comunque vediamo dei colori molto tenui, molto delicati, dei colori che insomma, sono molto più eleganti, più che no, forti. Però abbiamo visto varie opere differenti, ognuno con una caratteristica che rende un po' protagonista il colore. L'inquadratura adesso qui sulle tre opere per qualche minuto proprio, quindi lasciamo la possibilità a chi ci segue da casa di vedere bene questi tre gioielli che vi proponiamo sulla parete chiara che sono Salvo, Enrico Bai e Luca Pignatelli, tre opere molto molto belle, piccoline di dimensioni, ma sicuramente importanti da avere in collezione. Io vi consiglio di non perdere questa di Salvo perché
non sarà poi facile avere la possibilità di riproporvele a questi prezzi. Quindi chi è interessato ad avere una sua opera e la vuole in collezione senza spendere cifre, diciamo, esose, in questo momento si può assolutamente può usufruire di questa proposta che noi vi stiamo facendo. Quindi chiamate il nostro centralino, chiedete qual è il prezzo che facciamo e bloccate questa richiesta facendo una conferma. Avete così modo di vederla. Mi raccomando, anche qui potete pagare rateizzando il pagamento in 6 mensilità a interessi zero, e questa è una formula che vi aiuta nel pagare in maniera più agevolata, anche se, ripeto, il prezzo per questo non è un prezzo alto se andiamo a pensare al valore che oggi ha raggiunto sul mercato un'opera di salvo. Ok? Quindi adesso avete questa possibilità. Mi raccomando, concentratevi qualche minuto su queste 3 opere e se vi interessa una delle 3, chiamate e confermate. Poi dopo, da qui ci spostiamo di nuovo. Allora, abbiamo rivisto queste 3 opere, quindi se siete interessati mi raccomando chiamate, vi ricordo non perdete questa, mi raccomando, di salvo perché il prezzo è insomma da approfittare. Ora torniamo da dove abbiamo aperto, perché siccome mancano veramente gli ultimi minuti di questa diretta, vorrei restare qui per questo ultimo tempo, per questi ultimi minuti, perché comunque mi trovo davanti e vicino a 2 opere che ormai da più trasmissioni hanno il vostro interesse in maniera anche importante, perché comunque veramente riceviamo tantissime richieste per queste opere. E quindi restiamo qui e le ammiriamo insieme, le guardiamo insieme, le rivediamo insieme. Sono 2 opere di Piero Girardi, e 2 opere entrambe degli anni 2000. Tutte e 2 hanno dimensioni 50x50. Naturalmente, 2 opere che si differenziano molto sia per il colore sia per le caratteristiche, perché comunque sia, lo vedete anche a colpo d'occhio, nella numero 6 noi vediamo molto la tradizione, vediamo proprio gli elementi della nostra Italia in maniera molto più calda, no? Quindi anche i colori utilizzati. Da quest'altra parte invece andiamo ad utilizzare dei colori anche un po' pop, no? Un po' più uno stile pop, quindi molto, molto fluo, molto accesi, contemporanei, quindi due proposte differenti, direi entrambe molto belle, con caratteristiche assolutamente diverse tra loro. Chi fosse interessato anche alla coppia può parlare con il nostro centralino magari e capire se c'è la possibilità di avere uno sconto richiedendo la coppia di entrambi piuttosto che uno solo. Quindi assolutamente siamo aperti insomma, ad ascoltarvi le vostre proposte e noi naturalmente vedremo se sono poi fattibili o meno. Però ecco, se siete interessati magari anche ad entrambi, può essere di certo una cosa fattibile. Dunque, partiamo da quella che è qui vicino a me, al mio fianco, la numero 7, che è spiaggia con fico d'India.
Una spiaggia, diciamo, che racconta proprio, ecco, in questo caso racconta comunque la Sicilia, una spiaggia molto colorata, con questo fico d'India che, ecco, è un colore anche davvero forte, no? Impattante. Sembra quasi come se fosse, ecco, un'opera dedicata ad un ambiente più giovane, più fresco, direi. Più contemporaneo, quindi si avvicina molto anche alla modernità e quindi è molto lo stile pop art ci sta molto in questa scultura di Piero Girardi. E una cosa che vi dico sicuramente è di approfittare dei prezzi che vi facciamo perché voi sapete che le opere di Gilardi stanno crescendo come costi, come prezzi e vi abbiamo già detto anche più volte che non siamo arrivati al terminal, nel senso non siamo arrivati al punto finale, no? Che dice ok, più di così non cresce. No, sta proseguendo, quindi sta continuando a crescere e noi adesso siamo in una fase in cui vi possiamo proporre queste opere con dei prezzi che sono assolutamente interessanti e ancora accessibili. Poi, man mano che passa il tempo, visto che comunque sta facendo un percorso di crescita, ce li ritroveremo un po' più alti. Però voi questo lo sapete, quindi magari oggi sapete che tra qualche mese, con il prezzo di tutte e due, ve ne comprerete una sola, ma tanto più o meno sarà così. Ad oggi invece avete la possibilità di comprarne due addirittura, quindi approfittate, visto che siete in tanti ad aver avuto interesse, quindi siete stati in tanti ad essere colpiti diciamo, dalla bellezza, dagli elementi, dalla ricchezza di queste opere, anche dalla particolarità, perché comunque sono opere molto particolari, molto elaborate, dettagliate, che sicuramente non sono neanche facili nella realizzazione, no? Quindi parliamo anche di questo. Chi fosse comunque interessato e volesse confermare la numero 7, ci chiama, ci conferma, va benissimo anche se lo fate dopo il termine della diretta, perché vi ripeto, noi siamo abituati a questa cosa, quindi va benissimo. Riccardo vi risponderà comunque. E anche qui avete sempre la possibilità di fare il pagamento dilazionato in 6 mensilità a interessi zero. Andiamo a vedere la 6 un pochino nel dettaglio. Ulivo e aranci. Quest'opera, diciamo, è quella che proprio ha più richieste, cioè arrivano telefonate, arrivano messaggi, dentro la settimana, vogliono sapere. Quello che mi stupisce è il fatto che ancora non sia stata confermata, perché non riesco a capire se il vostro dubbio sia che pensate che costi troppo, perché è un dubbio che vado a sfatare subito, nel senso non costa troppo, perché ancora non ha finito di crescere. Costerà molto di più tra qualche mese, costerà il doppio tra qualche mese andando in avanti. Quindi il costo non è assolutamente in questo momento da tenere in considerazione, perché quando un'opera sta salendo di valore, perché l'artista sta salendo di valore, voi dovete prendere il treno mentre passa, cioè adesso, non quando è passato che poi arriva alla fine. A quel punto costerà tanto, molto di più e lì, insomma, i numeri parleranno chiaramente. Qui adesso voi avete quest'opera di un artista internazionale che comunque sta veramente avendo un ottimo successo, con tante richieste, tante persone che stanno chiamando, che stanno chiedendo e lo avete ad un prezzo al momento veramente ottimo, quindi ne dovete non approfittare, ma dovete proprio fermarvi e dire ok, sì, va bene, perché anche il fatto che veramente siete così tanti a chiamare significa che quest'opera, questo artista vi piace davvero tanto. Ma se voi state titubando per il prezzo, perché pensate che quello che vi chiediamo sia troppo, allora vuol dire che non avrete mai la possibilità di acquistarlo, perché sappiamo che andando avanti andremo a crescere in quel senso. Però io sono convinta che non è così, sono convinta che voi non state aspettando perché dite che è troppo il prezzo, perché comunque sia,
Chi è amante dell'arte, chi segue l'arte, chi conosce anche il valore stesso sa benissimo che se un artista sta facendo un percorso di crescita è automatico che andremo in avanti. Noi non facciamo diciamo, i regali di Natale tutto l'anno, per cui dici ok, loro te lo possono dare ad un prezzo tanto tanto inferiore. No. Assolutamente, e quindi dobbiamo essere anche coerenti con i prezzi di mercato, ma voi dovete essere anche, diciamo, attenti nell'investire nel momento giusto. Io sul discorso, di queste due opere ve le consiglio, ve le straconsiglio, ma adesso, in maniera proprio, diciamo, carpe diem, cioè cogli l'attimo. Vi ricordo che avete anche la possibilità sempre di rivedere la trasmissione, questa diretta, se non avete avuto modo di vederla e la volete rivedere con calma, andate direttamente nel nostro sito realarte.it, vi indirizzate in Realarte in TV e ci rivedete tranquillamente perché dentro ci sono tutte le trasmissioni, anche quelle precedenti, oltre a questa che state vedendo adesso. Quindi avete modo di rivedere, riguardare le opere mandando avanti e indietro il video nel punto che vi interessa. E poi chiamare, però mi raccomando, perché queste opere hanno avuto tante richieste, quindi non possono stare ancora qui, devono essere confermate. Io vi ricordo anche che confermandole non vi vincolate all'acquisto, nessuno vi fa firmare nulla, niente. Ve le portiamo a casa, viene Riccardo e quindi avete modo di valutarle con calma, potete scegliere e decidere se acquistarle. Però veramente abbiamo aperto questa trasmissione con queste due bellissime opere. Super richieste e la chiudiamo con queste due opere. Io sono sicura che qualche conferma arriverà, anche perché, ecco, parlando proprio, replicando il discorso prezzo, voi sapete, cioè chi ha chiamato sa, come lo so io, che il prezzo che noi abbiamo chiesto non è un prezzo alto, ma anzi, siamo, diciamo, siamo anche meno rispetto a quello che dovrebbe essere e che andando avanti andremo ad aumentarlo. Quindi mi raccomando, è rimasto pochissimo. Se volete approfittare per chiedere adesso, Riccardo è a vostra disposizione. Potete mandare un messaggio, potete telefonare o se non avete adesso il tempo di farlo, rivedetela con calma questa trasmissione e ci richiamate anche dentro la settimana. Però non lasciateli qui. È importantissimo. Dovete assolutamente confermare queste due opere o qualche altra opera che vi ho fatto vedere durante questa diretta. Quindi mi raccomando, noi come sempre, diciamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi ricordiamo la possibilità di seguirci in streaming, quello assolutamente non lo dimenticate mai, e di chiamarci quando volete perché siamo a vostra disposizione per tutti i chiarimenti. Buon weekend!